Ciao, un saluto a tutti. Vediamo la situazione su BNP, colosso bancario francese che è sicuramente con qualsiasi piattaforma è tradabile perché sta vivendo come tutti praticamente i titoli più importanti un periodo di forte rimbalzo, qui siamo sul settimanale, ma sono in questi giorni i mercati estremamente tirati e quindi potremmo assistere alla fine di questo rimbalzo. È importante chiaramente. Come facciamo sempre anche nella nostra operatività, poi gestire bene il rischio con un buon rapporto risk reward e una science corretta. Fatto sta comunque che abbiamo un livello di resistenza sicuramente interessante, molto, molto vicino su questa trend line che è stato supporto più volte, rotto e potrebbe essere testato, quindi area 38-39 euro potrebbe essere un livello interessantissimo ed è un livello anche interessante come Fibonacci perché da questo massimo relativo ai minimi del panic selling della pandemia del Covid, questo livello di area 38-39 euro, dico circa perché è chiaramente un gradire nel momento in cui il prezzo si avvicina sul time frame day per scegliere l'operatività il timing corretto, ma al momento ecco tra i 38 e i 39 euro sia il retest della trend line che fa da resistenza che coincide con il livello del 50% di Fibonacci. È chiaro, bisognerà seguire un attimo da vicino la situazione perché abbiamo proprio una serie di resistenze anche più lunghe, eccoci qua, che vanno proprio a confermare come questo livello sia estremamente delicato. Soprattutto se poi passiamo al time frame daily, vediamo come questo livello, sempre i 38 circa, sia esattamente la metà di questa candela del range, di questa candela mensile, chiaramente estremamente indicativa del trend primario, comunque secondo me ancora attuale. E va anche detto che potremmo essere in presenza di una sorta di grandissimo testa e spalle, ipotizzando spalla sinistra, testa, spalla destra, e quindi anche in questo caso andiamo a ritracciare la nostra trend line, vedete come è proprio precisa, senza dover fare sforzi particolari, eccoci qua come siamo sempre su questo livello, chiaramente un'ipotesi di ingresso ribassista sui 38-39 euro con una size molto, molto tarata in maniera prudente ci permetterebbe poi di andare a posizionare uno stop loss anche largo per andare poi a prendere una nuova gamba ribassista che potrebbe portare a un livello di supporto statico che è sicuramente interessante in area 18 o 20 euro, eccoci qua, tutto questo livello. Per cui ragioniamo con chiaramente molta tolleranza perché siamo su time frame ampi, ma molto precise, quindi andremo poi sul daily a verificare la possibilità di posizionarci al ribasso per un trade importante di medio periodo. Un saluto a tutti e buon trading.